Ciao, sono Paolo Frigoli, fisioterapista e insegnante di tecnica Alexander. Oggi vorrei suggerirti un'attività molto semplice che puoi svolgere a casa tua. Basta avere una superficie abbastanza liscia e scivolosa come un armadio o una porta di casa. È molto semplice. Ti posizioni a qualche centimetro, 7-8 centimetri dalla parete e orienti tutto il tuo corpo verso l'alto e poi ti lasci appoggiare indietro, avendo cura di toccare sia con le scapole che con l'osso sacro. Dopodiché pensa a lasciare scendere i talloni e a lasciare allungare tutto il corpo verso l'alto. Quando parliamo di allungamento, immagina di non forzare, ma di lasciare allungare, quello che noi chiamiamo dirigere nella tecnica Alexander. Quindi dirigi il tuo corpo verso l'alto, la testa lo guida, i talloni scendono e poi, lasciando piegare le ginocchia in avanti, permetti al bacino di scendere. Fai attenzione, quando il bacino scende, tutta la colonna e il tronco si rilasciano, per cui la testa e il resto della colonna scendono come in ritardo, perché c'è questo rilasciamento che fa iniziare il movimento. Le ginocchia, pensa di mandarle in avanti in modo che si allontanino dal bacino, così da avere un allungamento che va lungo tutta la muscolatura. Da questa posizione, prima di risalire, pensa a mandare il collo indietro e su, come se fosse il collo a trascinare su tutto il resto del corpo. Così. Lo sforzo per tornare in posizione verticale è minimo. È una combinazione di un'attività necessaria con il rilasciamento di ciò che non è necessario e in questo modo si produce un allungamento elastico della muscolatura. Puoi ripetere questa attività alcune volte, ma sempre con la dovuta attenzione. Non deve diventare un esercizio ripetitivo, su e giù, non è ginnastica. È un modo per riappropriarsi dell'uso cosciente e costruttivo di se stessi. Buon lavoro.